Ed eccoci qua, signore e signori, buonasera, buonasera a tutti e benvenuti all'ultimo comizio elettorale di Elvira Serra per questa prima parte di campagna elettorale. Il ringraziamento va soprattutto a voi per essere stati qui, per essere qui in questa piazza, per riempire le piazze. È quanto mai importante oggi tornare a parlare in piazza, tornare a vederci, tornare a incontrarci, tornare a vivere le nostre vite, tornare a vivere le nostre città, dimenticando anche quanto accaduto negli ultimi anni. E bando alle ciance, entriamo subito nel vivo della serata, anche perché oggi lasceremo poi il posto alle 23 a chi seguirà dopo per la chiusura del comizio. Invito con me sul palco il candidato nostro, candidato sindaco della coalizione, Elvira Serra. Salve, buonasera a tutti. Sono da sola in questa piazza. Non ho accompagnatori, non ne ho bisogno. Questa città, mi dispiace, Franco, in fondo ti vogliamo tutti bene, ma quando si esagera. Ho risentito il tuo discorso di chiusura di 5 anni fa, quando presentavi Adamo Coppola e dicevi che era il miglior sindaco che avrebbe mai avuto Agropoli. Poi, così come lo hai messo, come un burattino, lo hai tolto. Ma non si fa così. Oggi, con le stesse parole, perché anche allora dicevi che non ti volevamo bene, che avevi fatto le opere e ce l'avevano tutti con te. Ma è un capione, Franco, ripeti sempre le stesse cose. Sentitelo, l'ultimo discorso che ha fatto. Allora, senti, non doveva essere Franco sì, Franco no. La città è cresciuta, ti ha potuto credere una volta, poi ha perso la fiducia. Perché quando si promette di rispettare la gente in un partito che ha come nome democratico, è gravissimo quando poi la democrazia non è rispettata, è gravissimo quando scelgono dall'alto qualcuno che deve rappresentare. Ho sentito che le tante liste si sono messe insieme perché hanno trovato una persona mite che poteva mettere insieme tranquilli tutti i candidati e tutte le liste. Ma no, Franco, questa volta dovevi trovare un futuro sindaco che mettesse d'accordo la città, non le liste. Ieri sera ho saputo che è venuto un deputato eletto in Campania 2, dove c'è anche Casal di Principe. Ma come mai si trovava qui? Allora io dico, se un deputato è pagato per rappresentare la sua gente, se un sindaco valente come Franco deve rappresentare la sua città, e perché è sempre qui? Come mai il suo stipendio non lo guadagna lì a Capaccio? Ha tutto il tempo da dedicare a noi, ma grazie. Ma sai una cosa? Siamo cresciuti, possiamo farcela da soli. Sì, è vero, ci hai contattati perché in questa campagna elettorale hai perso tanti pezzi di persone che erano con te. Ma non ti sei domandato come mai? Come mai tutti quelli che oggi sono contro di te stavano con te? Perché hanno capito che con te non sono ascoltati, non hanno spazio, sono dei burattini, come dicono qualcosa che tu non vuoi, li mandi via. Allora senti, me ne prendo tutta la responsabilità, lo dico da un palco pubblico, quando io sono salita a fare il vice sindaco perché ero la prima eletta democraticamente dal popolo, la prima cosa che mi è stato detto, appena non sei d'accordo su una delibera, ti cacciamo via.
Allora, al segretario del Partito Democratico, segretario, lo dovresti fare un bagno, ma di umiltà. Dovresti immaginare tutto quello che hai tradito, dei valori, dei sentimenti. Dimmi, segretario, tu sei stato 5 anni su quel comune. La tua compagna moglie è un assessore che non ha votato 2 anni fa perché Adamo Coppola non andava bene. Hanno votato 2 mesi prima della stagione balneare a far cadere un comune che doveva programmare lo sviluppo e il turismo. E allora, segretario, che cos'ha per te di democratico la famiglia di un consigliere che ha 4 familiari impiegati nelle cooperative del comune? L'hai tradita la democrazia, ci vuole un bagno di umiltà, avete tradito i valori della democrazia. La democrazia è fatta di uguaglianza, di parità, di rispetto. E allora non è stato facile iniziare una campagna elettorale quando il popolo non ne voleva sapere più, era disgustato da quello che era accaduto. Allora noi abbiamo fatto, Franco, quello che tu non hai più saputo fare, perché purtroppo ha imitato la politica del governatore, il quale pensa che con quelle simpatiche battute non è venuto a riaprire l'ospedale di Agropoli, che ha offeso i cittadini agropolesi quando ha detto che noi, scherzando, ma non si scherza sulle cose serie, ci ha detto che noi ci vendevamo per un piatto di frittura. E lì è lì che avete perso la democrazia, è lì che non vi siete ricordati più i padri fondatori che sono venuti dal popolo e dal lavoro, è lì che non avete più rispettato i giovani. Dicevi l'altra sera, i giovani devono sapere chi ha fatto le opere. Io ringrazio tutti quelli, i sindaci, che hanno dedicato la loro passione a questa città e l'hanno costruita pietra dopo pietra, nessuno escluso. Voglio ricordare Maurano che tagliò un nastro, ma del porto di Agropoli. Voglio ricordare Isidoro che tagliò un nastro, ma è della superstrada. Agropoli è stata sempre un grande popolo, una grande città. Io capisco che ti sei tanto emozionato perché avete partecipato come città della cultura, ma il problema sai qual è? Che tu ti corichi la sera e non sai dove ti svegli la mattina. Era Pestum quella, non era Agropoli. E allora, la politica di mestiere, quella che prende la borsa e va a dormire da qualche parte, fa le opere ma dimentica la gente. Ai giovani noi abbiamo dovuto faticare per riportarli alla passione della politica. Avete detto che noi abbiamo parlato d'amore, ma perché? Una comunità non costruisce la città con amore e passione, non è un'emozione la politica. No, voi avete voluto far credere che la politica fosse un affare, ma gli affari finiscono. Quello che resta è una generazione che perde la speranza, che crede che non ci possa essere più un futuro per ogni ragazzo che nasce in questa città. E allora questi ragazzi sono delusi, li avete sopraffatti, li avete allontanati dall'amore che ci muove e che muove ognuno di noi a creare una comunità. È la comunità che non avete realizzato. È un partito che non realizza una comunità, può fare tutte le opere, ma quelle opere sono abbandonate e distrutte. 5 anni di degrado, la spiaggia dell'Ida Azzurro, la spiaggia dove io facevo i bagni, dove gli agropoli
napolesi facevano i bagni, è diventato un cumulo di immondezza e ho dovuto sentire su questo palco tu che hai detto abbiamo fatto una grande opera, una grande opera. Quella non solo è un'opera da togliere di mezzo immediatamente, perché Agropoli ha il diritto di portare i bagnanti, di fare il turismo, la puzza delle alghe che si è sentita per tutta San Marco, forse per te era un nuovo profumo, il profumo che volevi dedicare agli agropolesi, ma grazie, gli agropolesi non lo vogliono, non lo vogliono, gli agropolesi vogliono tornare ad essere un popolo civile che aveva già le fognature, aveva già le strade, aveva un castello dal tempo dei bizantini. Signori, questa politica noi abbiamo faticato e non poco, però è stata una campagna esaltante. Abbiamo visto crescere il consenso attorno alla nostra proposta in un paese che era deluso e svogliato. Questa sera finalmente questa piazza è anche una piazza di protesta. E sapete, voi che vi dite democratici, la protesta, sapete che cos'è? È un'idea diversa, è un confronto, è quando non dici sì signore perché tu apporti alla cosa pubblica il patrimonio del tuo progetto, delle tue idee, ma non dovete avere paura del confronto, ha paura delle idee degli altri, chi purtroppo si sente inferiore, ma invece noi vogliamo una politica dove ritorni la voglia non di fare l'opera nel deserto, ma il progetto politico. Le opere vanno fatte quando rientrano in un progetto di crescita della città. E qual è il progetto di questa città? Questa è una città di mare e da amare, una città di turismo 360 giorni all'anno. Il turismo si fa unendo le capacità delle persone, un turismo di mare con un mare pulito, le spiagge rispettate, gli alberghi diffusi, aiutati a fare il lavoro che fanno, e fino ad ora le associazioni, tutti coloro che ci hanno messo la faccia non sono stati aiutati da nessuno, perché forse si pensava a sistemare i parenti, le famiglie dei conoscenti, che cosa importava? Allora, sapete che vi dico? Questa città ha bisogno di un sindaco tutto nuovo, di una donna forte, capace, determinata, che sa dire no e sa portare i progetti con la parola giusta, con la capacità di andare negli enti e farsi ascoltare. Io non sono una donna mite. No, io sono una donna che ha progetti, capacità, forza. La mitezza serve per altre cose. La politica è fatta per chi sa portare argomentazioni, per chi progetta la città e la fa conoscere nel mondo. Agropoli deve essere una centrale operativa, deve far conoscere la città in tutta Europa e in tutto il mondo. Noi potenzieremo il comune, potenzieremo le presenze e faremo in modo che tanti giovani capaci, tanti giovani che hanno idee, possano darci una mano. Perché si parla tanto di PNRR, allora questo piano di aiuti che ci dà l'Europa perché abbiamo avuto la pandemia sono dei soldi che non ci saranno regalati, e non è vero che vi vogliono far credere che solo se la regione ci aiuterà li avremo, no, li avremo se avremo persone competenti che sapranno attrarre i fondi. E anche questa è un'altra cosa da sfatare. Allora, la regione e il governatore sono pagati con i soldi di tutti, non di un solo partito. E allora deve smettersi questa cosa che gli enti pubblici appartengono ad un partito e non sono di tutti gli altri. Pensate che stasera ho visto dietro di me il cartellone di Vivi Agropoli. Vivi Agropoli è un simbolo che appartiene al comune di Agropoli, non ad un partito.
ma la dovete smettere di appropriarvi della cosa pubblica. Questa è un'appropriazione militare, l'avete fatta in 10 anni. Non consentite a nessuno di poter comprendere come sono andate le cose. E le cose sapete come sono andate? Che il sindaco ideale, il sindaco capace, che faceva l'assessore, che era una cosa con Massimo, non è stato capace di chiudere il bilancio. E quindi la prima cosa che noi dovremo fare e vedere che debiti abbiamo, perché quando non c'è un bilancio, vedete, come casa vostra, voi non sapete quanto avete in cassa, che cosa avete speso e che cosa avete guadagnato. Beh, questa persona ideale farà lo stesso per altri 5 anni? Non sarà in grado di chiudere un bilancio? E Franco, che ti ha detto? Che sei stato molto bravo, sei stato anche revisore dei conti, sempre di Franco. Ma come mai le cose non sono andate bene? Siete così bravi, siete più bravi di noi. Com'è successo? Ve la siete data una spiegazione? Forse questa classe dirigente va cambiata, ma va cambiata tutta, perché quando si fallisce bisogna andare a casa. Vedete, voi dopo un anno avete mandato via me perché non fui d'accordo su una delibera sull'ospedale, sulla salute, sulla sanità. Allora, voi quando dovevate andare a casa? Quando le strade erano piene di buche, quando non c'era la viabilità, l'erba alta, la monnezza giù alla Marina e all'Idazzurro, i massi lungo la strada panoramica? Voi quando dovevate decidere di andare a casa? Ma intanto sapete che cos'è? Che pensate sempre che la gente sia così stupida che voi ve la cantate e voi ve la suonate. Ebbene, il teatrino è finito. Vedete, io sono una donna libera, intelligente, questa città ha bisogno di un sindaco forte che vada a farsi ascoltare presso gli enti e porti i progetti, quando i progetti sono validi, i progetti sono approvati. Voi avete presentato un progetto per le scuole elementari e l'unico è stato bocciato perché non avevate il consulente che firmava. Ma non parliamo delle periferie, le periferie sono abbandonate, non sono legate alla città, e così vogliamo parlare di un centro cittadino dove non c'è nulla. Avete creato il vuoto, il vuoto. E allora come può andare avanti una città? Un assessore al turismo che non c'è mai stato, un assessore al commercio che non c'è mai stato, quando commercio e turismo devono andare a braccetto, perché questa è un'economia che vive di turismo. Invece no, perché dietro quelle stanze, dove io lo ricordo chi c'era ad occuparsi del turismo, e se volete, quando volete, vi sfido a parlarne dove volete. L'assessore occulta al turismo e basta, quando è troppo è troppo. E ho capito, ma c'è un momento in cui anche il papà di un bambino diventa giovane e lo lascia andare, anche perché questo poverino lo fai apparire peggio di quello che è. Non solo si deve scusare continuamente, non so parlare, poi leggo e poi forse non leggo domani. E poi quando avrà un dubbio e tu non ci sarai perché sei lì al comune di Capaccio, che farà? A chi chiederà consiglio? Guardate, noi siamo capaci di essere autonomi. Questa città ha persone capaci di governare senza bisogno di chiedere il permesso. A 18 anni ognuno di noi diventa maggiorenne. Ti prego, sindaco ideale, sei nella maggiore età e comanda qualcosa pure tu. Un grande saluto ad Adamo Coppola lì dietro. Ma povero Adamo. Adamo, ma te lo ricordi l'ultimo discorso fatto da questa piazza? Sempre da Franco Alfieri, sempre dal segretario del partito. Sembravi il migliore. Ma il migliore sapete chi doveva essere? Perché noi siamo stati chiamati ai tavoli di concertazione. Questa si chiama democrazia. Nessuno si può chiamare fuori. Ma a questi tavoli bisognava rispondere: ma tu hai idee? Sì, fuori. Ma tu vuoi parlare? Allora zitto, fuori. Ma non si può tollerare tutto questo, anche perché
mi devi credere. È un impoverimento anche per te, perché fate sempre le stesse cose, gli stessi progetti, le stesse opere. Sento parlare di questa bretella, che la gente sarà impressionata, dirà, ma è la bretella che l'ha costruita proprio lui. No, no, è un'opera che è in piedi da circa 30 anni, non sanno come farla approvare. Ci riguarda relativamente, perché se ad Agropoli avevate ripulito le spiagge, forse la gente ci veniva ancora a fare i bagni. Sarebbe anche servito un tempo minore per raggiungere la città. Ma questa bretella non è un'opera tua. Forse quando sarà fatta sarà opera di qualcuno della regione. Però la dobbiamo smettere. Quando si diventa sindaco, quando si diventa presidente dell'Unione, quando si diventa governatore, si deve essere il governatore di tutti, il presidente di tutti, il presidente provinciale di tutti. Invece abbiamo assistito al degrado della politica, all'annullamento della democrazia. Erano tutti in prima fila ad applaudire il sindaco della coalizione opposta. Ma allora noi chi siamo? Noi non le paghiamo le tasse? Il signor governatore non le prende le nostre tasse? Eppure anche la provincia, la provincia assente su quella strada provinciale dove sono morti i nostri ragazzi, perché lì ci hanno messo i massi perché frana, bisognerà studiare quella frana, capire perché quella zona rossa. Ebbene, non ci sono venuti, non ci sono venuti. Ma certo De Luca pure ha i suoi pensieri, perché parliamoci chiaro, l'hanno eletto deputato alla Napoli 2, ma mica lo hanno eletto perché aveva preso i voti, col paracadute, con l'ombrellino di papà. Ma i democratici sono così, hanno l'ombrellino di papà, e noi, gente semplice, l'abbiamo questo ombrello? No, noi scendiamo la mattina e andiamo a lavorare, abbiamo i posti di lavoro che ci siamo sudati, nelle nostre famiglie non ci sono consiglieri più fortunati degli altri. E questa? È questo l'ideale politico che volete per i vostri figli, giovani che votate oggi per la prima volta? Questa città ha avuto grandi sindaci, ha avuto grandi personaggi, le opere sono state fatte, ma sono state fatte dalla comunità. È la comunità che paga le opere, non le paga Tizio, Caio, Sempronio, e poi viene a dirci qua che le ha fatte lui. Ma senza i soldi nostri dove andavi? Ti dovevi trovare un lavoro e invece ti mantieni con i soldi nostri. L'Unione dei Comuni la paga anche Agropoli e vieni a dirci che sei il presidente solo loro. No, tu sei il presidente pure di questa gente che è qui, perché noi con i soldi nostri ti teniamo dove stai. E se no, senza la comunità, senza questa gente, non eri nessuno. Ma io dico, ma uno che vuole fare il politico, che da grande vuole crescere, chi ha pagato già in questa città, perché alla regione il suo papà non lo ha voluto candidare, alla Camera hai perso. Ma io dico, ma era il caso di spaccare la città, di prendere questi fischi stasera? Tu dovrevi essere supra partes, perché la gente non è che non ti riconosce quello che hai fatto, ma questa città è degli agropolesi. Ma poi, me lo consentite di dirlo, e lo dico adesso, non lo dico mai più, voi siete, tanti di voi sono venuti a vivere ad Agropoli perché hanno capito che questa è la città più bella del mondo, ma io sono una figlia di Agropoli. E allora la posso abbandonare la mia città? Ma se oggi siete in tanti qui davanti a me e io sono emozionata ad avervi qui, perché lo sapete che io sarò il sindaco di tutta la città,
anche di questi pseudodemocratici che non mi voteranno. No, io vi perdonerò, perché noi continueremo la scuola di politica, vi faremo capire che la città è di tutti, che la politica, se non è il sogno di una vita migliore per tutti, non esiste, non è nulla, nulla. E allora date un senso alla vostra vita, date un senso alla partecipazione civile, date un senso ai vostri figli dicendo: noi siamo uomini e donne che di fronte a quello che vi hanno promesso sanno dire no, perché la dignità, l'onore della città vale tanto più di voi. Voi passerete, tutti noi passeremo, ma il diritto, il sogno di uguaglianza, il sogno di essere figli di una terra pulita, questo non passerà. Questo è l'orgoglio degli agropolesi. E allora dovete dire ai vostri figli: io sono nato in una terra di contadini che sono diventati uomini con la schiena dritta, di gente che ha sofferto ma che non si è venduta mai, di madri che hanno cresciuto i figli da sole e sono diventate donne con la D maiuscola. E allora questo è il momento di cambiare, il cambiamento più giusto. Persone capaci, coerenti, che non mentono, che non ci stancano con le loro bugie. Una politica fatta per tutti i figli di tutte le famiglie. Una donna, finalmente un cambiamento straordinario. Noi siamo pronte a governare questa città. Dateci fiducia, lo faremo come facciamo nelle nostre case. Con diligenza, con intelligenza, con capacità e con spirito di servizio. E diciamola tutta, non si tengono le famiglie, i figli, i mariti e la città senza amore. Nei vicoli della città si canta questa bella canzone, la sento fischiettare, gente, magnifica gente, ma sì, voi siete la comunità, la nostra magnifica gente, questa gente che non ha bisogno di padroni, non ha bisogno di essere schiava, non ha bisogno di idee inculcate da altri, perché noi lo sappiamo che cosa vuole la città, la viviamo ogni giorno, la vediamo disagiata, 5 anni di abbandono, il cuore, la sofferenza ci ha portato qui a metterci la faccia, la passione e il cuore. E mi dispiace, non puoi dire che non è colpa tua, perché se tu hai scelto il sindaco e tu hai scelto anche la giunta, hai sbagliato tu e sbaglierai di nuovo. Tu devi credere in questa gente, non ci credi. Tu non lo sai che persone meravigliose sono. Sono capaci di scegliere, sono capaci di avere idee, sono capaci di migliorare tutti con la loro forza. Ma voi non ci credete, voi non credete alla gente, voi siete migliori, voi solo capite. Questa è povera gente, è popolo. E che comprende il popolo di voi grandi intellettuali? E certo, lo diceva anche Maria Antonietta prima che gli tagliassero la testa: date al popolo un tozzo di pane, a me le brioche. Mi sono dilungata, stasera avrei voluto parlare soltanto di programmi, ma noi abbiamo un programma bellissimo per la città, forte, innovativo, lo porteremo avanti con tutta la nostra energia. La prima cosa, andremo a vedere i conti, perché non è stato chiuso il bilancio del comune, perché c'erano i debiti, come mai tanti debiti, ma voi lo sapete i debiti chi li paga? E su, ditemelo, chi li paga i debiti del comune? E allora se li pagate voi, chi dobbiamo ringraziare? Ditelo ad alta voce. Chi non ha saputo portare i conti. E allora mi dispiace,
questo commercialista va cambiato perché non ha portato bene i conti. Sentite, quando si sbaglia bisogna avere il coraggio anche di essere umili, di dire ho sbagliato. E allora è come quando tu fai una diagnosi, no? Io la diagnosi l'ho fatta perché sono un medico. L'avete sbagliata, la ricetta non è questa. E allora o cambiate il medico o cambiate il paziente, ma il paziente di qua non si muove. Gli agropolesi hanno capito, ha voglia venire a fare con gli squadroni, ma quanto siamo belli, quanto siamo forti, ma noi siamo i migliori. Beh certo, dice un detto cilentano, se non m'avanto io, ma chi m'avanta? E allora ecco, il sindaco della gente, ho avuto un grande maestro, Paolo, mio fratello, era il sindaco della gente. Ma lo sapete perché lo ricordano? Perché non ha dato un posto alla sua famiglia, perché non ha messo niente nelle sue tasche. Ha reso il popolo di Agropoli più ricco di affetto e di amore. Ha aiutato gli ultimi, quelli che avevano bisogno. Non i ricchi, quelli che avevano già. Perché la sete di potere distrugge l'uomo. E allora Paolo è il mio maestro. Certo. La prima cosa che deve avere un politico, sapete qual è? È l'ars oratoria, saper parlare. Paolo era capace di far vedere il sogno della città, che non era un sogno irrealizzabile, era un sogno che si realizzava. Quando ho pensato di unire la città alta con la città bassa, quando Agropoli Alto era fervente di associazioni e di manifestazioni. Ma ve lo ricordate, Teatron? Migliaia di persone che venivano ogni anno al castello. Questo è fare politica, non fare politica per arricchire l'associazione che ha fatto Babbo Natale, no, arricchire la città. E la città come si arricchisce? Avendo un'idea, immaginando un progetto culturale, teatrale, che sia di livello alto, che richiami tutto l'anno le persone, ma ci vuole intelligenza, ci vuole voglia di fare, ci vuole capacità di progettare. Allora, signori, non siete stati capaci, la città vi ha bocciato, lo capisco, la clientela scientifica. La clientela scientifica dice che, lo dice il maestro, che per fare una buona campagna elettorale bisogna mettere un candidato per famiglia. E così i voti sono assicurati. Hai preso tutte le famiglie. Ma guardate, ma questo è un familismo amorale. È veramente un familismo amolare, è spregevole, perché questa è la morte della democrazia, quando le persone si pesano sulla bilancia come quando vai a molire le olive, no? Le pesi a quintale. Ma non è detto che da questa quintalata l'olio sia buono, perché questa è l'annata forse dell'olio cattivo, perché gli interessi non danno vita alla città, non danno una visione ideale, non danno una continuità. Sarete dimenticati per la pochezza di progettualità, per la pochezza di idee, per la pochezza di amore che avete avuto per questa città, perché l'avete ridotta in questo modo. E non vi tirate fuori, vi prego. I discorsi che sentivo quando sono stati in quell'anno in comune era: noi siamo con Alfieri, no, noi siamo con Adamo Coppola. Tu lo devi odiare Alfieri, lo devi cacciare fuori perché è una brutta persona. Uè, ma che strano, tutti quelli che parlavano con Adamo contro Alfieri sono tutti candidati con Alfieri. Allora lui ci ha chiesto stasera perché quelli che volevano stare con lui ora sono fuori. Io gli chiedo, ma quelli che ti odiavano perché stanno con te? Ma com'è, si sono innamorati tardivamente? O perché gli sembrava una vittoria facile?
Ma questa volta non è tanto facile la vittoria, perché la gente non si fa pesare come le olive, ha capito che quando l'olio è cattivo inacidisce i piatti e quindi la gente è stanca. Una piazza di protesta come l'ho vista stasera, grazie Franco, è tutta tua! Noi uniremo la città, un saluto a Tormentino, che grande, alla sua età ha ancora la passione nel cuore. Grazie, dimostra che il cuore è l'unica cosa che dura. E allora costruite una città ideale, costruite una città dove siamo felici di vivere. Smentite per favore che siamo una città di fritture, smentitelo, smentitelo domani nel voto! Perché invece noi siamo la terra del profumo del mare, siamo la terra dei vini che sanno delle colline del Moio, siamo la terra dove i pescatori sanno ancora cucire le reti a mano, siamo il popolo di quel castello che è la storia civile di secoli di civiltà e l'abbiamo insegnata a tutti coloro che stanno qui nei dintorni. Questa è la storia di una grande civiltà che andrà avanti perché ne ha la forza da sola. E allora diciamolo forte, noi siamo agropolesi, ma forte lo dovete dire, forte, più forte che potete, riempite il mio cuore, siamo fieri di essere agropolesi, ditelo! Grande popolo, grande città che non si piega, non si fa umiliare, non si fa comandare, non si fa tradire. Agropoli, sei tutti noi e noi ti amiamo per questo. Noi non ti tradiremo mai, perché tradire Agropoli significherebbe tradire i figli di questa città, le famiglie di questa città, i padri e le madri che lottano per rimanere qui, i ragazzi che non vogliono andare via e ricordano con malinconia la loro città, chiamati a lavorare fuori perché questa città non ha creato per loro un futuro migliore per tutti. E allora, che politica avete fatto? Ma non vi vergognate, una politica di pochi eletti, anche democratici, antidemocratici. E il popolo lo avete dimenticato? No, mi piacciono i semplici, mi piacciono gli umili, mi piacciono quelli che non hanno avuto niente perché voi glielo avete tolto, perché siete stati prepotenti, perché non avete compreso, perché avete portato dolore nelle famiglie quando non avete saputo lottare per la sanità, per un ospedale, una sanità regionale che va malissimo. Siamo quasi dal terzo mondo, un mese c'è la sanità, il mese dopo no, le convenzioni non ci sono, come se le malattie sparissero. E che pensate? Che noi non siamo fatti di carne e di ossa? Ma che cosa pensate? Noi non vogliamo più soffrire, vogliamo una città bella, rispettabile, porteremo su tutti i tavoli il nostro pugno di un sindaco capace e forte e diremo: non dovete neanche passarci più qui a prendere un voto se non riaprite l'ospedale. E io lo farò. Non passeranno qui, perché a me non importano i partiti, non mi importa nulla, mi importa la mia gente. E allora chi farà la campagna elettorale ad ottobre per le politiche e crede di aver cominciato la passerella, gliela faremo vedere bella questa passerella. Elvira Serra sindaco, una donna finalmente dopo tanti anni, metteteci alla prova. Gli altri lo sapete, hanno avuto la colla attaccata sotto le sedie ed è per questo che hanno firmato gli ultimi 15 giorni. Non va bene.
la gente vuole cambiare. Sentiamo dappertutto quest'area di cambiamento, questa voglia di andare, perché non siete stati bravi, non avete rispettato gli impegni, avete tradito le promesse fatte alla città. E allora non aspettatevi nulla dalla vostra, dalla nostra gente. Agropoli è stanca, sceglierà e non sceglierà voi. Potete essere 100, 200, 300, non vi sceglierà perché vi ha bocciati stasera. Grande Agropoli, il cuore di Agropoli è qui. Gente, magnifica gente di questa città. Per il nuovo sindaco di Agropoli. Quello di cui ha bisogno la nostra città è una persona sincera, capace e tenace. Per votarla ti basterà recarti al seggio elettorale, esibire un documento di identità valido e la tessera elettorale. Sulla scheda azzurra metti una X sul nome di Elvira Serra ed esprimi la tua preferenza tra i consiglieri della stessa coalizione. Puoi votare Elvira Serra anche con voto disgiunto. Scegli il cambiamento. Vota per amore di Agropoli. Bella ed entusiasmante. Abbiamo incontrato tantissime persone, imprenditori, commercianti, associazioni, tante energie buone della nostra città, grandi eccellenze. Hanno bisogno solo di essere aiutate e supportate. Questa città ha bisogno di una svolta rispetto al governo cittadino degli ultimi anni di degrado. Tu puoi partecipare al cambiamento. Vota una donna forte, capace, che saprà fare scelte libere e importanti per la città futura. Il cambiamento siamo noi, Elvira Serra, sindaco. Dopo l'intervento del candidato sindaco Elvira Serra, un saluto breve, anche perché poi dobbiamo lasciare il palco a chi ci segue, al commissario di Fratelli d'Italia, Pignataro, prego. Avvicinati, prendi anche il microfono sul podio. Fratelli d'Italia è una delle quattro liste che appoggia il candidato sindaco Elvira Serra, le altre tre le vedete, Serra Città Futura, lista Serra per Agropoli e Agropoli nel cuore. Fratelli d'Italia ovviamente è l'unica lista di partito. A te, prego. Buonasera Agropoli, stasera è una serata particolare, avete ascoltato un candidato sindaco con delle qualità eccezionali. Noi di Fratelli d'Italia, partito che si basa su valori importantissimi, un partito dove non ci sono scorciatoie, un partito dove il merito viene guadagnato, abbiamo scelto Elvira Serra perché è una donna capace, è una donna che ha rappresentato una discontinuità rispetto al passato in questi giorni, in questi ultimi mesi. È quella che praticamente potrà rappresentare bene questo paese. Ha le qualità perché è una donna che ha voglia di lavorare, è una donna che ha voglia di fare, ma soprattutto è una donna che merita. Qualche passaggio però lo voglio fare. Segretario del Partito Democratico in questa piazza l'altra sera e anche stasera dice che vuole fare nei prossimi 100 giorni tante cose, ma perché negli ultimi anni quanti 100 giorni ci sono stati? Perché queste cose non sono state fatte? Ma non solo, un sindaco PD del Partito Democratico, un vice sindaco del Partito Democratico, 3 assessori del Partito Democratico, la maggioranza del Partito Democratico, i vertici dell'ACS, che si scrive ACS ma si legge PD. Perché in tutti questi anni un comune a guida PD non ha provveduto insieme a quella filiera di tanto che tanto si decanta, quella filiera regionale e quella filiera nazionale? Caro Sergio Vessicchio, non è come pensi tu, come prospetti tu, come tu vorresti, che l'unione dei comuni dovrebbe essere praticamente
super partes con il suo rappresentante in questo paese. Non è super partes, ma è di parte ed è a guida anche lì il PD. Il risultato che avete sotto gli occhi è ascrivibile al Partito Democratico. Ebbene, quando tu dici Sergio, anche il Castello, anche lì, tu dici vogliamo lumi, vogliamo informazioni su quelli che sono i risultati, su quelli che sono praticamente, vuoi spiegazione su quella che è la gestione del Castello. Perché il Castello è costato tantissimo a questa comunità. È costato diversi milioni di euro che sono stati presi dal bilancio comunale e che cadranno sulle spalle dei nostri figli. Un modello, non un sistema, hanno messo in piedi un modello e avrebbero dovuto spiegare qui in questa piazza il Partito Democratico questo modello che ha posto in essere, perché non ha portato a quei risultati che loro vorrebbero portare nei prossimi 100 giorni. Un altro minuto me lo dovete consentire su un problema molto importante. In questi giorni si è parlato tanto di quel famoso consuntivo del 2016. Perché torno indietro? Perché questo ci farà capire delle cose importanti. Ebbene, la Procura di Vallo ha inviato una serie di comunicazioni per possibile rinvio a giudizio di alcun amministratore del Comune. Premesso che noi e Fratelli d'Italia, un partito che garantisce al massimo 1000 su 100, però una cosa, una valutazione va fatta, una piccola considerazione va fatta. Perché noi domenica dobbiamo scegliere il nuovo Consiglio Comunale, i nuovi consiglieri, il nuovo sindaco. Ebbene, negli atti della Procura noi che andiamo a scorgere, che troviamo? Si contesta il peculato. Praticamente una cosa grave, e si contesta il falso in bilancio per la mancata approvazione del consuntivo 2016. Ebbene, che cosa succede praticamente? C'è un falso in bilancio perché vengono accoltati dei valori. In sostanza bisognava praticamente portare un disavanzo di più di 9 milioni di euro e che sarebbe stato molto più alto di quella che era praticamente l'obiettivo programmatico di quell'anno. Ebbene, che si dice? Praticamente sì. Si dice che l'assessore al bilancio dell'epoca, Adamo Coppola, con il responsabile del servizio finanziario, avrebbero indotto in errore il Consiglio Comunale nell'approvazione del bilancio, del consuntivo. Non è possibile questo. Perché, e qui la domanda è spontanea, scusatemi, ma come si fa un consigliere comunale? Qual è il suo ruolo? Che cosa deve fare un consigliere comunale? Io penso che il suo compito dovrebbe essere quello di proporre delle iniziative, ma soprattutto di controllare che cosa succede. E come si fa a non controllare se un consuntivo è corretto o meno? Come si fa praticamente ad approvare un consuntivo che è falso? Ebbene, dov'era il Collegio dei Revisori? E allora io che vi dico? E devo concludere, mi dicono. Questi consiglieri, la maggior parte di questi consiglieri che hanno approvato quel bilancio falso, e probabilmente ce n'è anche uno di 2 anni fa, sono tutti ricandidati da una parte. Io in questo momento vi dico, la piazza è pronta perché Elvira Serra è pronta per guidare questo paese. E allora è il momento di dire basta, è il momento di dire cambiamo, scegliamo un candidato sindaco come Elvira Serra che ha le capacità, le qualità e tutto quello che serve per guidare questo paese. Grazie. Grazie anche a Claudio Pignataro, che è il commissario di Fratelli d'Italia Agropoli. Nuovamente sul palco il nostro candidato sindaco Elvira Serra, con un saluto. Mi ha fatto molto piacere che Claudio, che è un commercialista anche molto bravo, abbia parlato di consuntivo. Noi, è chiaro, siamo garantisti, quindi questi avvisi garanzia sicuramente noi speriamo che portino a nulla, insomma, che non sia successo niente di male. Certamente se i conti non tornano, questo ce l'ha spiegato un tecnico e io ho voluto che fosse lui a spiegarlo perché essendo io
un medico, ma mi occupo anche io di bilanci, e Claudio lo ha spiegato molto bene, lo ringrazio per questo. Adesso io vi voglio soltanto dire le ultime parole. Il mio è un appello al voto. Le nostre quattro liste, che sono quattro liste di cui tre civiche, totalmente civiche, hanno con sé consiglieri capaci, preparati, soprattutto trasparenti. E quindi votate un nostro consigliere, mettete la croce sulla lista che avete scelto, delle quattro che accompagnano la mia coalizione, e ricordatevi, quando aprite la scheda troverete il nome del sindaco. Mi farà molto piacere se quel sindaco sono io, e quindi la croce sul nome di Elvira Serra, su uno dei miei consiglieri, un uomo e una donna della stessa lista, e sono certa che troverete competenza, capacità nei consiglieri candidati con me. In bocca al lupo, Agropoli. Grazie, grazie. Grazie anche a te, Elvira. Mi prendo giusto un minuto, anche perché siamo ancora in tempo. Voglio ringraziare innanzitutto Elvira Serra, il nostro candidato sindaco, per avermi voluto al suo fianco nella comunicazione di questa campagna elettorale. E poi devo fare dei piccolissimi ringraziamenti molto brevi a tutti i componenti della squadra, ai candidati delle altre liste, per il rispetto che sempre è stato garantito in questa campagna elettorale, per i complimenti che mi sono arrivati, per gli attestati di stima. Questo mi fa davvero piacere. Piccola nota a margine: oggi credo di aver camminato di meno. Saluto la vincitrice morale, Elvira, ci ha reso protagonisti molte volte. Satira Pop, la vogliamo ringraziare davvero. No, voglio viva ringraziare. Viva la democrazia, viva la libertà di parola. Viva la democrazia. Viva chi ha la libertà di parola. Non ce la toglierete mai. Noi saremo sempre qui a dire la nostra. E con la satira noi finalmente avremo un sorriso, perché ce n'è bisogno. Non dimentichiamo che in Europa, a pochi chilometri da noi, c'è una guerra. Questo non dimentichiamolo mai. Grazie a tutti per essere stati qui, e ci vediamo quanto prima. Alla prossima, una buona serata. Candidato sindaco Elvira Serra. Noi siamo carne, sangue, passioni di qualcosa che viene da lontano e che andrà ancora più lontano. Noi siamo la storia e la cultura politica, siamo le idee e la loro realizzazione, siamo il passato che serve al futuro. Noi siamo la coerenza che non è stata mai tradita, siamo le scarpe piene di fango e le mani pulite. Noi siamo la destra autonoma, libera, capace di costruire una sua proposta diversa da quella di tutti gli altri, ma con la quale tutti gli altri dovranno fare i conti. Noi siamo qui oggi e saremo qui domani, e quando non ci saremo più noi, ci saranno i nostri figli, e quando non ci saranno i nostri figli, ci saranno i nostri nipoti, perché questa storia non finirà mai. Viva Fratelli d'Italia! Grazie.